Fame, Vito. Alzati e prepararci qualcosa. Mi sembra questo il modo di arrivare a casa mia? Mentre stavo schiacciando un pisolino pomeridiano? E cosa ti ha fatto quel povero pisolino che lo stai schiacciando? Iniziamo malissimo, malissimo. Scusate ragazzi, vi avevo detto di venire più tardino così magari giravamo un video insieme. Lo possiamo girare mentre ci cucini qualcosa. Abbiamo fame. Va bene, ok, ho capito. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con i mattacchioni dei miei cugini che sono venuti a trovarmi così, un po' come un fulmine a ciel sereno. Io vorrei cucinarvi qualcosa, però ho poche cose in casa, quindi non so cosa vorreste mangiare. Vogliamo un po' di pasta con tonno! Con tonno! Sì, siete fortunati, il tonno ce l'ho! E se aggiungiamo un po' di pomodorini freschi freschi? Pomodorini! Troppo buoni! Pomodorini! Va bene ragazzi, allora prepariamo questa ricetta, ma voi mi aiuterete, spero. Devi fare tutto tu, io non devo fare niente, e neanche Manu. Servici, chef! No, non se ne parla, voi mi aiuterete. Dai Vito, sbrigati, ho fame. Mi fanno il pancino. Cari vichinghi, buongiorno. La banda di marmocchi ha fame ed effettivamente è quasi ora di pranzo, quindi cucinerò una pasta con tonno e pomodorini. Sì. Siete contenti? Sì! Quella che detto sì ancora prima. Tutti sanno che mangio pasta con tonno e pomodorini. Facciamolo bene. Tutti sanno che mangio pasta con tonno. Con tonno. Con pomo. Marini. Va bene ragazzi, quindi se volete vedere questo episodio strano in cucina mentre cucino la pasta a questi due marmocchi, questo tra l'altro è un video extra, mi raccomando di spolliciare come i vichinghi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere anche voi dei piccoli vichinghi. Cosa molto importante, seguitemi su Instagram qui sotto, commentate la mia ultima foto per provare a essere salutati in una delle mie storie. Quindi alla fine del video correte su Instagram, mi raccomando, perché avrete l'opportunità di essere salutati dal vostro vichingo. Vito, basta, ho fame, fammi mangiare. Va bene, dai, non fare così, cioè adesso mangi, ho fame, ho fame, ho fame. Forse quella padella che serve per cucinare. Ho fame. No. Cibo, ti sto comprando. No, no, stai fermo, adesso si mangia, eh. Manu, prendi i pomodorini freschi dal frigo, appena raccolti dal mio orto. Su, dai, dovete impegnare, ragazzi, se volete mangiare. Ecco, grazie, quindi prendiamo i pomodorini e poi ci vuole il nostro, indovina? Basilico. Che c'entra basilico? Il tonno. Vabbè, il basilico pure, però ci vuole il... Dov'è il tonno? Il tonno o il nonno? No, ma che c'entra il nonno? Mica possiamo cucinare il nonno. Ma il nonno la fa buona la pasta. Sì, ho capito, ma vuoi cucinare il nonno? No, però può cucinare lui. E allora ve la cucinate da soli. Non siamo... No, non siamo i nonni. Cioè, dico, siamo un nonno io. Guarda che faccia, che pelle liscia. Bene ragazzi, benvenuti nella mia cucina col mio fedelissimo assistente. Vieni qua, Manu. È Manolino. Manolino, Manolino, ma che nome è? Oggi faremo le pennette, pomodorini e tonno. Sei pronto a questa super ricetta? Sì, qua ci sono i pomodorini. E dov'è il tonno? Sta scolando nel frattempo. Ah, certo. Allora, per prima cosa, avvicinati i cameraman dal vostro benedetto parodo. Guardate quanto sono bello, cioè. Ci sono anch'io. E allora, se mi vuoi aiutare, adesso dobbiamo prendere un po' d'olio, olio d'oliva. Sì, lo versiamo qui nella nostra padella, guardate. Guardate l'olio. Ecco qua l'olio. Olio di semi. Non è olio di semi, è olio extravergine d'oliva. Bene ragazzi, abbiamo aggiunto al nostro olio uno spicchio d'aglio e adesso faremo una cosa. Prenderemo questi pomodorini, Ale fammi una bella ripresa qui, e li tagliamo a metà, così, in questo modo, guardate. Wow, questi sì che sono pomodorini naturali, fatti da me, freschi freschi. Guardate quanto sono belli, cioè che meraviglia ragazzi. Quando è pronto, ho fame. Adesso facciamo rosolare il nostro aglio e nel frattempo mettiamo a bollire la nostra pentola con l'acqua dove butteremo la nostra pasta. Ma che butti la pasta? Io ho fame. E c'entra, butto in senso metaforico, non è una cosa vera. Cosa vuol dire?
Ok, poi te lo spiego. Come potete vedere, il nostro spicchio d'aglio sta rosolando per bene. A questo punto buttiamo i pomodorini. I pomodorini. Che spettacolo, ragazzi. Li facciamo rosolare, ma soprattutto li facciamo appassire, perché devono diventare una specie di salsa. Ma guarda, vieni qua. Vabbè, l'abbiamo perso. Da Macarena è passato a balla la salsa. Balla la salsa. Ragazzi, prendiamo del basilico fresco, lo mettiamo all'interno del nostro pomodoro. A me piace bello abbondante. E poi mettiamo anche il sale. Ecco qui, saliamo i nostri pomodorini. Saliamo. No, saliamo, tipo saliamo che ce ne andiamo sopra. Ma saliamo significa mettere il sale. Mentre l'acqua bolle, adesso buttiamo veramente la pasta. Alessio, fammi una ripresa panoramica. Guardate che meraviglia, che cura nei dettagli. Come potete vedere, stanno cuocendo per bene. E dobbiamo mettere il coperchio per far sì che loro diventino molto morbidi. Manu, coperchio. Coperchio, Manu. Dai. Datti da fare. Lancio. No, che lancio. È diverso. Più che un coperchio sembra uno scudo. Lo scudo di Capitan America. Mettiamo il coperchio qui, guardate il vapore che wow. Si crea. Mescoliamo sempre la pasta nel frattempo. Ovviamente spolliciate per il vostro re dei vichinghi che oggi... Iscrivetevi per la pasta di Vito. Che vuol dire iscrivetevi per la pasta? Iscrivetevi per la pasta, ve ne porto un piatto a casa. Chef a domicilio, facciamo una puntata di chef a domicilio. Ma non capisco una cosa. Chef a domicilio dovessi essere tu a cucinare a casa nostra, non noi a mangiare a casa tua. E ti lamenti pure, cioè non solo ti faccio venire a casa mia e te do anche da mangiare. Se fama pasta col tonno. Col tonno, yesterday. Ma guardate che meraviglia, guardate qua. Facciamo saltare così. Ho sporcato tutto, poi mi toccherà pulire, vabbè. Dettagli, mescoliamo tutto qua. A fuoco basso aggiungiamo il nostro tonno. Eccolo qui, scolato per bene. Ne mettiamo un altro perché questo qui è poco. Con tonno! Pomodorini! Pomodorini! Basta, Manu! Basta, Manu! Basta con il tonno e con i pomodorini! A questo punto facciamo rosolare con i pomodorini anche il nostro tonno. Rosola, 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 rosola. Ah, dobbiamo togliere anche il nostro spicchio d'aglio, perché ovviamente potrebbe poi beccarlo qualcuno mentre sta mangiando. Manu. Meglio di Manu che mangia uno spicchio d'aglio. Stiamogli lontano poi per l'alito. Mettiamo un po' di acqua di cottura, così. Alla fine scendiamo la nostra pasta qui e la facciamo mantecare col nostro condimento. Manu, cosa ne pensi? È buona, non me l'aspettavo così buona. Ah, meno male, dai. Abbiamo superato la prova, quindi. Tralasciando l'impiattamento da chef di quartiere, l'importante è che la pasta sia buona. Commendatore, lei cosa ne pensa? Beh, chef, direi di iniziare a dare i voti. Location... voto... 7. Ribalta? Gusto? Voto 10. Però adesso mangio anch'io che c'ho fame. E loro mangiano, diciamo così, un po' alla volta. Io invece 6 forchettate tutte in una. Oh, ma caspita, è buona, oh. Manu è spaventoso. Guarda, è il terzo piatto di pasta che ti mangi. Ma sei pazzo? Mi piace. Ragazzi, ma è incredibile. Ve lo giuro, non ho mai visto un bambino mangiare così tanto. Mangia piano. Mangia piano e bevi un po' d'acqua ogni tanto. Cioè, sembra un selvaggio. Ragazzi, questa è la nostra situazione attuale. Alessio, alla fine, ha lasciato un po' di pasta. Come mai? Non mi andava più. Io, sinceramente, ho finito. Però Manu mi ha veramente stupito, perché è riuscito a mangiare 3 piatti di pasta. Manu, come ti senti? E certo, ragazzi, ma non puoi mangiare così tanto. Il tuo stomaco è più piccolo rispetto al mio. No, 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 non mi cascare giù. Devi stare su perché devi digerire. Devi favorire la digestione. Di solito dentro la mia pancia c'è un buco nero. Eh sì, ragazzi, ci credo. Anche perché se non sto attento a questo, mangia anche me. Ti mangio da me. No, stai fermo. Stavo scherzando. Dammi il tuo. Non sei mica cannibale. Adesso mi riposo. Come ti riposi? No, 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 non esiste, non puoi fare il riposino pomeridiano. Guarda che ci sono un sacco di piatti da lavare. Mi dovete aiutare, ragazzi, io non posso fare tutto da solo. Ale, almeno tu, aiutami. Vi sembra normale? Mannaggia, pure il cestino dell'immondizia. Allora siete svegli, per ridere delle mie disgrazie siete svegli. Ragazzi, vi ho cucinato, vi ho versato da bere e non volete nemmeno aiutarmi a fare i piatti. Dai, per favore, un po' di collaborazione però. Io ti ho preso i pomodorini dal frigo, per me basta. Sì, bello sforzo, no, no, tu ti alzi, invece tu mi aiuti. Dai, palandrone, guardate che pancia che c'ha. Quest'anno la prova costume te la puoi scordare. Dai, che sei bravo a lavare, che lava i piattini, vedi se cuginetti nella sua città. Cioè i vichinghi. Sì.
si aiutano a vicenda. Voi non mi aiutate. Ma perché non siete così altruisti come me? È la tua casa, non te ne puoi andare. Non ce la vorrei ficarcela a noi. Ma guarda, meglio evitare, Ale, meglio evitare. Ragazzi, alla fine ho finito tutto. Guardate che montagna di piatti che ho lavato. Cioè, vi rendete conto? Mi avete fatto fare tutto da solo e quello si beve il succo. Bene, cari vichinghi, credo che per oggi possa bastare. Sono già abbastanza stanco. Ho fatto da mangiare a questi due vichinghelli. Ho anche lavato i piatti e sono veramente stanchissimo. Ovviamente mi raccomando di spolliciare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi e commentate la mia ultima foto Instagram per provare a essere salutati nelle mie storie. Per questo video di oggi è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao! Whoa!